In questi giorni i leader europei stanno facendo pressing sulla Germania affinché allenti le maglie del fiscal compact e accanto al rigore cominci a mettere in campo misure per la crescita. Ce la faranno? Ma speriamo di sì. O riparte l'Europa, o ripartono politiche serie europee per la crescita, oppure anche le nostre politiche nazionali, gli sforzi per il rigore, la tenuta sull'austerità non potrà bastare. E poi c'è bisogno di dare una svolta politica vera, quella che può arrivare nel 2013 a essere completa o quasi. E passa da noi, passa dalla possibilità di portare la sinistra e il centrosinistra alla guida delle maggiori democrazie europee. Stavolta non possiamo sbagliare. Già abbiamo sbagliato qualche anno fa, negli anni 90, quando governavamo tanta parte del nostro continente. Adesso tocca a noi costruire davvero quell'Europa politica, democratica, sociale di cui abbiamo bisogno, in particolar modo noi italiani. Si parla però in queste ore di una possibile uscita dall'Europa, dall'euro, della Grecia. Ecco, questa sarebbe una sconfitta per tutta l'Europa, sia economica che politica? Sì, sarebbe una sconfitta per la civiltà europea, perché stiamo parlando della Grecia, e anche da un punto di vista simbolico, culturale, è un colpo gigantesco all'immagine e al progetto politico, che ha bisogno anche di questo, perché molto spesso si pensa alla democrazia come qualcosa che sta in piedi grazie alle sue forme di rappresentanza. Invece c'è bisogno anche di simboli e di narrazione. E la Grecia fuori dall'Europa indebolisce sia la Grecia che il nostro continente. Dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili perché questo non succeda.